Buongiorno a tutti e a tutte, eh, grazie mille per, per questo invito eh, che è, insomma, ho accolto con, con grandissimo piacere perché è sempre un piacere lavorare con, con degli amici. Eh, e, eh, però dopo, dopo aver accettato con piacere l'invito eh, mi sono messo a preparare l'incontro. E ho visto che ci sono tantissime cose da dire e quindi ho cominciato a preoccuparmi e poi mi sono preoccupato anche di vedere una partecipazione così importante eh, perché quando ci sono molti partecipanti ci sono di solito due problemi essenziali. Uno eh, è legato alle aspettative, eh, quindi immagino che ci saranno aspettative molto diverse rispetto al contenuto di quello che del contenuto del, di questo incontro e sono sicuro che non riuscirò a rispondere a tutte le aspettative. E un altro problema essenziale è quello del livello eh, di preparazione. Ci sarà qualcuno eh, che ne sa moltissimo, probabilmente anche più di me, anzi sicuramente anche più di me, e ci sarà qualcuno che invece ne sa un pochino di meno e, e quindi per me sarà abbastanza complicato, diciamo, riuscire a tenere tutti questi livelli assieme, però... Eh, spero che nel corso delle domande, ma soprattutto anche nel corso degli altri interventi, eh, insomma, tutte le, le vostre richieste possano essere eh, soddisfatte. Um, mi scuso anche di un'altra cosa: la densità eh, di questo intervento. Saranno, parlerò per 40-45 minuti, eh, però, come dicevo, ci sono moltissime cose da dire. Per essere un pochino più chiaro, mi aiuterò con. Con una presentazione PowerPoint che poi volentieri condividerò con, con gli organizzatori che potranno uh, diffonderla a tutti coloro che, uh, che vorranno uh, farne richiesta. Allora, eh, di cosa parlerò uh, quest'oggi? Quali sono le domande a cui cercherò di rispondere? Allora, eh, come avviene il processo decisionale nell'Unione Europea? Quali sono gli esiti di questo processo decisionale, cioè eh, quali sono diciamo, i principali atti giuridici eh, prodotti eh, dall'Unione Europea e quali sono le possibilità che hanno i cittadini, ma più in generale le istituzioni pubbliche, gli attori privati, la provincia di Trento, eh, di influire eh, sui processi decisionali eh, europei. Quindi ci saranno. Tre argomenti essenziali in, questo, in questa presentazione. Uh, una panoramica sulle istituzioni dell'Unione Europea e il loro funzionamento, molto, uh, molto generale. Uh, una parte dedicata alle procedure legislative e appunto all'esito di queste procedure, e infine una riflessione sul uh, lobbying, cioè su come appunto uh, le istituzioni. Uh, anche regionali eh, possono eh, incidere appunto sul, sul processo decisionale. Una presentazione, mi diceva un collega, deve sempre cominciare da una carta geografica. Uh, voi sapete già tutto uh, dell'Unione Europea, non c'è bisogno di, di fare come si fa con gli studenti. Della, de, delle scuole superiori, quando gli si fa ragionare sulle mappe, però ecco una mappa è sempre utile per richiamare alcuni argomenti e alcune questioni che sono secondo me molto importanti nel caso dell'Unione dell Europea. Intanto, questa è una mappa, come vedete, aggiornata eh, dopo l'uscita della Gran Bretagna eh, dall'Unione dall Europea, dopo la Brexit. E questo è già un primo elemento di riflessione cioè dall'Unione Europea si può anche uscire in un qualche modo uh, si può uscire uh, un'altra riflessione che questa mappa ci suscita è che ci sono diversi uh, che la, la diversità uh, dell'Unione Europea paesi del nord Europa del sud Europa dell'est dell'ovest paesi grandi paesi piccoli uh, paesi che hanno interessi eh, molto diversi tra di loro per eh, le, le più diverse ragioni uh, e in ogni caso tutto questo deve in un qualche modo trovare una compensazione, tutte queste differenze devono trovare una compensazione all'interno dell'Unione uh, dell Europea e grazie a, uh, alle istituzioni dell'Unione Europea questo uh, è uh, in una qualche misura possibile. Se l'Unione Europea è difficile, è complessa, eh, alcune volte appare eh, distante dai cittadini, eh, eh, insomma, è anche perché effettivamente, eh, insomma, mh, governare eh, o, o avere delle istituzioni che servono a, a governare un, un continente così, così ricco e così diverso eh, richiede appunto. Uh, un costante uh, gioco di pesi e contrappesi per riuscire a far sì che uh, il Lussemburgo o Malta o comunque i piccoli paesi abbiano una voce in capitolo e non siano schiacciati dai paesi più grandi uh, come può essere la Germania, la Francia o anche l'Italia, il terzo grande dopo la, dopo la Brexit. Uh, e anche bisogna trovare il modo che i grandi paesi non siano ostaggio dei veti dei paesi piccoli. Ecco, questo è un po' il, il, il gioco, il puzzle che tiene assieme, assieme l'Unione Europea, il fatto di riuscire a dare voce a interessi diversi, ad avere delle istituzioni che non siano bloccate dai, dai reciproci veti e che invece riescano a trovare. Un, un compromesso, eh, una, una, una compensazione, appunto un, un compromesso che permetta all'Unione Europea di, eh, di funzionare. Allora, e, e in effetti il sistema comunitario è complesso, cioè se noi andiamo a vedere eh, come questo sistema eh, è articolato, come il sistema istituzionale, il sistema politico è articolato. Insomma, troviamo, eh, troviamo eh, una, una ricchezza eh, di istituzioni eh, che è, come dire, non comune all'interno eh, di molti eh, Stati nazionali. Eh, queste sono le principali quattro istituzioni. Eh, il Consiglio europeo, eh, dove siedono i capi di Stato, di governo, assieme al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea. Abbiamo un Consiglio dell'Unione eh, che non va confuso col Consiglio europeo col, o col Consiglio d'Europa, come spesso succede leggendo eh, i giornali. Eh, il Consiglio dell'Unione è composto da 27 ministri. Del, eh, del, degli stati membri eh, dell'Europa e cambia configurazione a seconda dell'argomento della, dell che è oggetto di discussione. Abbiamo eh, un Parlamento europeo che rappresenta i cittadini europei eh, che viene eletto direttamente, l'unico caso di Parlamento eh, extra nazionale, diciamo sovranazionale, eletto direttamente. Dei cittadini nel mondo e abbiamo anche una Commissione europea che è un'istituzione un po' strana, un po' ibrida, perché non è il governo dell'Unione Europea, ma non è neanche eh, un'istituzione priva di poteri, eh, che è composta da 27 eh, personalità provenienti eh, dai eh, 27 eh, stati eh, membri. Uh, ecco, queste sono appunto le, 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 le principali istituzioni. La cosa che è importante da ricordare quando si guarda queste istituzioni è che eh, queste istituzioni devono... Uh, uh, allora, intanto, prima di tutto, rappresentano interessi diversi. Uh, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione rappresentano gli interessi degli Stati nazionali. A due livelli politici diversi. Nel Consiglio europeo siedono i vertici, diciamo, degli stati nazionali, eh, i rappresentanti più importanti degli stati nazionali, e nel Consiglio dell'Unione siedono invece i ministri dei governi nazionali. Però lì si sono rappresentati gli interessi nazionali. Il Parlamento europeo rappresenta gli interessi dei cittadini. Eh, per questo è eletto direttamente e per questo i cittadini di tutti i paesi europei virtualmente possono eh, essere eletti in, in tutti i paesi europei, cioè io italiano posso essere eletto in Belgio piuttosto che in Francia. Uh, e... I cittadini europei partecipano alle elezioni europee nel loro luogo di residenza. Io, cittadino italiano residente in Belgio, posso votare per eh, i rappresentanti del mio collegio eh, in Belgio. La Commissione europea rappresenta gli interessi dell'intera Unione europea. Tant'è vero che questi commissari europei, nel momento in cui prendono servizio, giurano davanti alla Corte europea di giustizia di fare gli interessi dell'intera eh, unione e non l'interesse dei paesi da cui provengono. Le cose sono naturalmente poi nel, nel concreto un pochino più eh, difficili di questo, nel senso che noi sappiamo che tutti i paesi vorrebbero avere il commissario per l'economia piuttosto che il commissario eh, per eh, le relazioni estere, piuttosto che... Il, il commissario per il multilinguismo, per esempio, eh, ma insomma, in linea di principio, questo è il ragionamento. La cosa importante, la seconda cosa da tenere in considerazione, è che queste istituzioni, per, eh, perché l'Unione Europea funzioni, devono andare d'accordo, cioè il processo decisionale è articolato nell'Unione Europea perché serve a trovare un accordo tra istituzioni che rappresentano interessi diversi e l'accordo di tutte queste istituzioni in moltissimi casi è indispensabile affinché l'Unione Europea produca una decisione. Noi, naturalmente il panorama delle istituzioni europee è anche un pochino più articolato di questo perché sempre istituzioni europee sono anche il Consiglio, del Comitato delle Regioni che rappresenta gli interessi territoriali, il Comitato Economico e Sociale dove ci sono gli interessi diciamo, funzionali, cioè sono, sono rappresentati le organizzazioni dei lavoratori, degli imprenditori e alcuni gruppi di interesse. E poi abbiamo i controllori dell'Unione Europea, l'istituzione dell che controlla l'interpretazione delle norme, l'applicazione delle norme che è la Corte di giustizia, la Corte dei Conti che controlla diciamo, il, il, il funzionamento dell'Unione Europea dal punto di vista contabile e poi abbiamo due banche, una banca centrale europea molto importante in particolare per i paesi che fanno parte della zona dell'euro e una banca europea degli investimenti, un pochino meno conosciuta ma di cui si è ritornati a parlare in questi tempi. Eh, di, eh, di pandemia e di necessari investimenti che serve appunto per eh, eh, favorire lo sviluppo in particolare dei territori che hanno eh, maggiori, maggiori eh, difficoltà, che si trovano di fronte appunto a, dei, a delle difficoltà economiche o sociali eh, importanti. Uh, bene, quindi le istituzioni sono tante, ma lo, il ragionamento che ci sta dietro non è quello di far impazzire i cittadini, uh, di disorientarli, ma è quello di davvero di avere un sistema che permetta all'Unione all Europea di considerare tutti gli interessi in gioco e di favorire... Un compromesso tra tutti questi interessi in modo tale che tutti possano in un qualche modo rivendicare un pezzettino di quel successo eh, che eh, si spera le decisioni dell'Unione Europea eh, eh, producano. Ecco, eh, naturalmente, istitu numerose istituzioni ci sono perché sono anche numerosi i processi, i processi, eh, i processi decisionali. Uh, processi decisionali che variano moltissimo in uh, una delle ragioni principali di variazione è il fatto che uh, i trattati sono uh, diciamo che quando un processo decisionale viene avviato uh, un elemento importante di valutazione almeno uh, l'aspetto la, rilevante da considerare quando eh, si deve decidere quale procedura legislativa applicare, è la cosiddetta base legale, eh, cioè eh, l'articolo del trattato di riferimento eh, che la Commissione europea in molti casi utilizza per avviare un'iniziativa legislativa. Cioè, la Commissione europea dice io mi attivo, faccio questa proposta sulla base dell'articolo eh, XY del trattato sul funzionamento dell'Unione e sulla base dell'articolo a cui fa riferimento la Commissione, discende poi il tipo di procedura decisionale, di procedura legislativa che viene, che viene adottata. Um, vado abbastanza velocemente perché immagino siano cose piuttosto risapute, ma una cosa importante ancora da considerare è il fatto che l'Unione Europea non può fare tutto quello che vuole. Eh, anzi, l'Unione Europea in una qualche misura fa ciò che gli Stati hanno deciso che faccia e, e i poteri dell'Unione Europea sono scritti nei trattati. In ogni caso, l'Unione Europea deve rispettare, proprio a norma dei trattati, tre principi essenziali. Il principio di prossimità, il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità. Cosa vogliono dire questi principi? Vuol dire che l'Unione Europea deve prendere le decisioni a livello di governo eh, che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati eh, e che sia il livello di governo il più vicino possibile ai cittadini. Uh, significa che l'Unione Europea deve fare solamente ciò che per produrre dei benefici deve essere fatto a livello europeo. E significa anche che l'azione dell'Unione europea deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. Vedete che ci sono dei paletti nelle azioni che può fare l'Unione europea. L'Unione europea non può, come dicevo, fare tutto quello che vuole, fa ciò che si ritiene sia meglio fare a livello europeo, salvaguardando anche eh, i poteri degli, degli stati nazionali. E, uh, e delle loro eventuali articolazioni uh, interne. Naturalmente, eh, ho già avuto modo di dire, ci sono uh, decisioni diverse, uh, qui le ho uh, eh, che richiedono anche processi decisionali diversi. Qui ho articolato queste decisioni in tre grandi contenitori. Uh, ci sono delle decisioni molto importanti, uh, che sono normalmente le decisioni prese dal Consiglio europeo, come possono essere per esempio decisioni di uh, adesione di nuovi paesi piuttosto che di riforma dei trattati, piuttosto che grandi decisioni relative a uh, riforme. Uh, dell'adozione di particolari uh, piani per il rilancio dell'economia, per esempio, cioè questioni come dire, di peso eh, che richiedono veramente il, il, la, la, la partecipazione dei leader politici europei. Poi ci sono delle decisioni di medio livello che non sono meno importanti, anzi forse sono le più numerose, che sono delle decisioni... Uh, i, che normalmente prende la, um, oh, avvia la Commissione Europea e che quindi vede un ruolo, vedono un ruolo importante della, della Commissione europea uh, e che vengono poi um, eh, discusse dalle due istituzioni legislative, il Consiglio dell'Unione da una parte e il Parlamento dall'altra. Queste sono le decisioni che riguardano uh, la, la, una, una, non so, l'adozione dei regolamenti europei, l'adozione delle direttive, cioè delle decisioni non di grandissima prospettiva, ma delle disarticolazioni, se vogliamo, di un livello un pochino più basso, delle, delle grandi decisioni prese dal Consiglio europeo, delle linee di indirizzo politico più importanti, espresse dal Consiglio europeo, e poi ci sono infine un terzo livello di, di decisioni, che sono quelle eh, che servono a, a, come dire, a, a dare seguito, a, a dettagliare ulteriormente le decisioni di secondo livello. No? Sono le cosiddette policy sh shaping decision e queste sono decisioni che in molti casi rimandano ad atti non legislativi che, dove c'è un ruolo molto importante del, dell'amministrazione. Uh, in particolare della Commissione uh, Europea e delle sue direzioni generali dei gruppi di esperti dei gruppi di lavoro del Consiglio su cui uh, tornerò, uh, tornerò tra poco vedete qui insomma c'è una, una, una ricchezza di istituzioni una ricchezza di processi decisionali uh, queste sono solamente delle, delle grandi linee per orientarsi un pochino Uh, in, in, in tutta la, la, la complessità, diciamo, dei processi decisionali europei, quello che conta sapere in ogni caso è e ricordare, in ogni caso, è che tutta questa complessità deriva davvero dalla necessità di riuscire a trovare un accordo quanto più ampio possibile tra tutti gli attori, tra tutti gli interessi che sono, che sono implicati. Uh, il, perché questa è la, è la, è la cosa essenziale dell'Unione Europea, il consenso. Eh, ci potranno essere dei momenti naturalmente di tensione, dei momenti in cui un paese si sente escluso da, eh, o si sente penalizzato da una decisione, in cui eh, sembrerà di non portare a casa eh, quello, che, eh, quello che desidera, ma l'Unione Europea è anche questo. Uh, in ogni caso si cercherà, si lavora sempre, diciamo, pensando alla prospettiva. Un paese che viene penalizzato in una decisione eh, troverà una compensazione in una decisione futura, se riuscirà eh, a, a, come dire, a, 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 a lavorare bene, uh, il consenso è, è essenziale all'interno dell'Unione Europea, in ogni caso. Il consenso è davvero importante la commissione europea prende per esempio delle decisioni per consenso e ai commissari europei è chiesto di eh, perfino di, di non raccontare mh, qual è la loro posizione personale su un determinato atto perché la, quando la commissione europea agisce agisce come commissione come istituzione unica che deve rappresentare tutti i paesi mh? L'altra cosa che produce consenso è il fatto che l'ideologia, il ruolo delle ideologie politiche non è così marcato come può essere a livello nazionale. Questo spiega anche perché nel Parlamento europeo non ci sono delle nettissime delle nette, diciamo così, linee di divisione tra destra e sinistra. I popolari votano molto spesso con i socialisti, con i liberali, eh, con i verdi. Cioè, sì, anche all'interno dell'istituzione in cui diciamo, la politica è ancora più forte, in cui ci sono i partiti che rappresentano appunto, ideologie diverse, in realtà si cerca di trovare un accordo e si crea eh, una, una, es esiste una cultura del consenso, si cerca di promuovere una cultura del consenso. Un altro aspetto che favorisce questo consenso è la dispersione della leadership. Nell'Unione Europea non c'è un governo. Non c'è un governo nel senso eh, come ce l'abbiamo noi, noi non abbiamo neanche un governo in questo momento, eh, ma eh, diciamo non c'è un'istituzione che svolga la funzione che a livello nazionale viene svolta dal, dal governo nazionale. No? Eh, in realtà la Commissione fa delle proposte, ma la Commissione non ha la stessa, eh, eh, come dire, lo stesso ruolo che ha un governo nazionale. Eh, la, il presidente della Commissione è uno dei vari presidenti che ci sono, perché c'è anche il presidente del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio dell'Unione, il presidente del Parlamento europeo, cioè c'è una dispersione, appunto, della, della leadership, del ruolo, diciamo, di orientamento politico dell'Unione europea che favorisce appunto la creazione di, uh, di compromessi. Allora, tutto, tutte queste istituzioni servono, eh, diciamo, lavorano per produrre degli atti, atti giuridici, atti legislativi, eh, che eh, sono di, di varia natura, ce ne sono. I principali sono quelli che hanno naturalmente valore vincolante e sono fondamentalmente tre. Il regolamento, la direttiva e la decisione. Il regolamento è quell'atto quell legislativo che è a portata generale ed è obbligatorio in tutti gli elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Cioè, il regolamento è uh, quanto di più simile noi abbiamo a, 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 alle nostre leggi: è un atto che, viene, uh, che è obbligatorio, che entra in vigore immediatamente appena viene viene approvato ed è eh, direttamente applicabile a tutti i soggetti a cui si rivolge gli stati membri. La direttiva invece lascia qualche margine d'azione in più agli stati, perché la direttiva dice quali sono gli obiettivi da raggiungere, qual è il risultato che ci si aspetta, ma lascia agli stati membri i mezzi, le forme, lascia agli stati membri decidere quali sono i mezzi e le forme per poi... Eh, raggiungere questo, eh, questo obiettivo. La direttiva impone anche dei, uh, delle scadenze, uh, ma diciamo, lascia appunto qualche margine di, di uh, uh, personalizzazione in più rispetto al regolamento. Infine ci sono delle decisioni, che sono le, deci le decisioni sono atti che sono obbligatori e sono direttamente applicabili a tutti i soggetti, eh, o meglio, solo ai soggetti a cui sono destinate. Quindi possono essere stati membri, possono essere imprese, eh, ma insomma sono eh, mirati a risolvere uno specifico problema eh, che è sorto in uno specifico stato membro o in uno specifico gruppo di, uh, di, uh, di imprese. Assieme a questi atti legislativi con valore vincolante abbiamo atti privi di valore vincolante, che sono le raccomandazioni e i pareri, che sono in buona sostanza delle, degli auspici, se vogliamo, eh? sono dei modi di esprimere delle posizioni eh, che hanno le istituzioni europee, dei suggerimenti per eventuali linee d'azione, che però appunto non sono vincolanti. Altra questione importante, altri tipi di atti, qui ne ho indicati due principali, l'atto delegato e l'atto di esecuzione, che sono delle, degli atti sì giuridicamente vincolanti, ma diciamo di un livello un pochino più basso del regolamento, della direttiva e della decisione e che sono in genere decisi dalla Commissione europea e che servono a integrare, a modificare. Eh, degli elementi non essenziali eh, degli atti legislativi, quindi, per esempio, definire delle misure eh, dettagliate, eh, quindi, eh, mh, come dire, eh, appunto, dettagliare ulteriormente eh, delle, delle, le, le politiche, politiche eh, dell'Unione Europea. Faccio due esempi. Di regolamento e di direttiva che sono appunto i due atti legislativi principali, il regolamento approvato recentemente uh, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ad altri parametri, che modifica il regolamento, eccetera, eccetera, e, ab e abroga il regolamento, eccetera, eccetera. Uh, in, in buona sostanza, cosa dice questo regolamento? Se voi quando voi. E, 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 vi trovate a decidere quali pneumatici comprare. Vedete che c'è una tabellina con su scritto il, il consumo di carburante, la rumorosità del pneumatico, la tenuta sul, in caso di pioggia, cioè dei parametri. Questi parametri sono decisi a livello europeo e sono comuni a tutti gli Stati europei e tutti i produttori che vogliono vendere di gomme, di pneumatici, che vogliono vendere nell'Unione europea devono adattarsi a questa legislazione. A questo regolamento. Una direttiva invece che ho portato qui da esempio, poi se volete potete leggere più diffusamente cliccando sul link allegato, è quella che è riguardante l'utilizzo di fragranze allergizzanti nei giocattoli. Alcune imprese, alcuni produttori di giocattoli utilizzavano delle fragranze per rendere più non so per quale motivo più, più bello, più, più vendibile un loro prodotto, l'Unione Europea è intervenuta in questo campo con una, uh, con una specifica direttiva. Tutta la legislazione europea, qui veniamo agli aspetti forse un pochino più concreti che possono essere utili anche per, per chi lavora con l'Unione Europea o per chi vuole lavorare con l'Unione Europea. Eh, tutte queste, tutta la normativa europea è eh, inserita in questo database che si chiama EURLEX, eh, che è eh, uno strumento essenziale per chi vuole conoscere qual è la giurisprudenza prodotta dall'Unione Europea nella, nel, nella, nel corso della sua storia. Qui trovate fondamentalmente tutto, questo è il portale giuridico della... Dell'Unione Europea. Eh, bisogna perderci un po' di tempo eh, per andare a capire bene eh, la differenza tra un atto giuridico e gli l'altro, capire bene quali sono i legami. Voi potete immaginare quanti atti legislativi produca l'Unione Europea ogni anno di diverso tipo, vincolanti o non vincolanti, quanti, quante raccomandazioni, quanti pareri, no? quindi eh, è un database ricchissimo. Con un po' di pazienza si riesce a, a, a trovare uh, le informazioni comunque che si cerca. L'altra cosa su cui vorrei porre la vostra attenzione è una sezione di questo, di questo uh, portale, uh, Eurlex, uh, che si chiama Prelex ed è il portale delle procedure normative, cioè il portale dove è indicato quali sono gli atti in discussione nell'Unione Europea. E per ogni atto, per ogni proposta, qui ho fatto l'esempio di una proposta di regolamento, per ogni proposta eh, viene indicata la storia ah, di, di quell'atto quell eh, specifico. Come sapete, qui potete accedere per esempio alla proposta della Commissione, ai documenti della prima lettura del Consiglio, eventualmente del Parlamento e così via, risalire e vedere quali sono tutte le posizioni, le posizioni che sono state assunte dalle varie istituzioni. Questo perché lo dico? Eh, perché l'Unione Europea è molto trasparente eh, e ci tengo davvero a sottolineare questo aspetto. È complessa, eh, bisogna avere del tempo da dedicare eh, per, per capire come l'Unione Europea funziona, per seguire una procedura, ci vuole, ci vuole del tempo per... Uh, per impratichirsi un po' con questi portali, però sul sito dell'Unione Europea voi trovate virtualmente tutto. Non è vero che l'Unione Europea è uh, come dire, priva di trasparenza, è solamente che è molto complessa, ma l'Unione Europea fa anche di tutto per essere più trasparente. Um, questo può essere utile appunto eh, per qualcuno che sta seguendo, che, che sa che nell'Unione Europea si sta discutendo di un determinato regolamento, può essere utile guardare questo portale sull'Eurlex, ma questo in particolare questa sezione sulle procedure normative, perché questo consente appunto di, uh, di riuscire a, a, a risalire, a, a, di vedere come sta maturando quella, de quella determinata decisione. Allora, eh, naturalmente tutto questo, tutte queste procedure legislative e tutti questi atti legislativi sono, sono prodotti da numerose procedure legislative. Qui ho messo le principali e non le affronterò tutte per questioni di tempo, ma anche eh, perché, eh, se vogliamo, <ride> ho, ho, ho pietà per, per chi sta seguendo questo seminario. Ma Uh, le procedure legislative principali sono la procedura legislativa ordinaria, la procedura di consultazione e la procedura di approvazione. Queste sono le tre principali procedure che aiutano ad arrivare a, quel, a quegli atti che dicevo prima. Uh, regolamenti, eh, direttive, eccetera. Poi ci sono delle procedure su cui, a cui non dedicherò neanche un secondo, ma sono la procedura di bilancio serve appunto per determinare il bilancio dell'Unione Europea e le procedure che servono poi per rivedere i trattati, per revisionarli, quindi la riforma dei trattati, l'adesione di nuovi paesi, il recesso di paesi membri oppure le cooperazioni rafforzate, ma appunto non entro nel dettaglio. Una sola parola la voglio spendere sulla procedura legislativa ordinaria perché penso sia la più rilevante per, eh, per noi. Uh, non vi spaventate da, per l'articolazione, la, la, uh, la complessità di questo, di questo uh, diagramma di flusso. Uh, in realtà la questione è molto più semplice di quanto non appare guardando questa figura. La procedura legislativa ordinaria non è altro che la procedura che garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio lo stesso potere decisionale. Comincia con una proposta della, della Commissione, quindi la, la Commissione avanza una sua proposta legislativa, la manda alle due istituzioni legislative che rappresentano, come dicevo, l'interesse dei cittadini e gli interessi degli stati, il Parlamento europeo e il Consiglio. Queste due istituzioni hanno due possibilità di leggere e, e di reagire alle proposte della Commissione. Avanzando degli emendamenti. Se non trovano un accordo entro la fine della seconda lettura, i rappresentanti della Commissione, i rappresentanti del Parlamento e i rappresentanti del Consiglio vengono convocati in un comitato di conciliazione e da lì, cer e lì cercano, fanno un ultimo tentativo di trovare un accordo. Uh, S eh, vedete, eh, in realtà è, è, è un sistema molto simile al nostro sistema bicamerale eh, eh, che abbiamo in Italia, no? il Senato e la Camera devono trovare un accordo sullo stesso testo, qui il sistema è, di questa navetta mh, tra Parlamento europeo e Consiglio è più eh, vincolata perché ci sono dei tempi massimi di reazione di un'istituzione eh, agli eventuali... Eh, eh, emendamenti proposti dall'altra istituzione, ma ci sono solamente due letture. Alla fine delle due letture si va eventualmente al, eh, al comitato di conciliazione. In tutto questo la Commissione cosa può fare? Ah, lancia la proposta e può eventualmente ritirare in ogni momento la sua proposta se il Parlamento europeo e il Consiglio si vede che stanno prendendo una strada completamente diversa rispetto a quella indicata dalla Commissione. La Commissione non potrà più ritirare la sua proposta fino a che. Non, cioè da quando si arriva al comitato di conciliazione in poi. Bene, difficilmente si arriva alle due letture e ancora più difficilmente si arriva al comitato di conciliazione. Perché? Perché la Commissione prima di fare una proposta ascolterà il Parlamento europeo e il Consiglio. Non ha nessun interesse la commissione a fare una proposta che sarà stravolta. Non ha nessun interesse a fare una proposta che sarà. Bocciata da una delle due istituzioni, quindi le ascolta, organizza degli incontri che si chiamano triloghi, in cui ci sono i rappresentanti delle varie istituzioni, sono incontri più o meno informali, in modo tale che quando avanza una proposta sa, eh, ha già cominciato a fare proprio, a introiettare un po' dei suggerimenti che poi. Eh, potranno emergere nel, eh, nel, nel dibattito nelle due, nelle due istituzioni. L'Unione Europea funziona così, ci sono dei meccanismi formali, ma è molto importante anche l'aspetto informale, le riunioni, gli incontri, ma su questo tornerò tra poco. Da dove vengono queste proposte? Allora, come ho detto, la Commissione ha un ruolo importante. Uh, come fa l'Unione Europea, come fa la Commissione Europea a decidere di lavorare su un determinato argomento? Uh, lo fa perché uh, uh, nell'Unione Europea ha un'agenda e anche questa agenda, tutto l'elenco delle cose che l'Unione Europea decide di affrontare, tutti gli argomenti che vuole affrontare sono il frutto di negoziazioni. Allora, la Commissione è molto importante, come detto, perché ha una sorta di monopolio dell'iniziativa legislativa, eh, ma quello che fa la Commissione lo fa sulla base di una strategia politica dell'intera Unione Europea discussa con tutte le sue, le sue istituzioni. Per esempio, la Commissione eh, determina eh, delle priorità politiche all'inizio del suo mandato. È successo un paio d'anni fa, eh, quando è stata nominata la nuova Commissione. La presidente von der Leyen è andata al Parlamento europeo, ha fatto un discorso in cui diceva, io ritengo che la prossima commissione per il prossimo quinquennio debba lavorare su 1, 2, 3, 4, 5 argomenti e queste saranno le priorità politiche. Il Parlamento europeo ne ha discusso, ha, deciso, ha, ha fatto delle controproposte, la, la, la commissaria ne ha, le ha valutate e poi si è... Eh, Diciamo ha eh, ottenuto sulla base di quella, di, di, del, delle sue risposte e del suo programma la fiducia del Parlamento. Un altro momento molto importante di confronto, in cui si delineano le grandi strategie, è quello del eh, discorso sull'Unione. Ogni anno l'Unione, la Presidente della Commissione fa un discorso al, al Parlamento europeo e si confronta con il Parlamento europeo per decidere le priorità degli anni. A Il tempo corre e io mi, sono, mi sto dilungando tantissimo, uh, ecco, ma una volta che sono state decise queste grandi strategie la Commissione le disarticola in un programma di lavoro annuale e ancora i servizi della Commissione preparano una, una sorta di cronoprogramma attraverso l'elaborazione di piani strategici e piani di gestione. Insomma, si parte dai grandi documenti, dalle grandi priorità e poi pian piano si arriva a definire sempre degli obiettivi sempre più specifici e delle azioni sempre più mirate. Anche il Consiglio europeo partecipa a, questi, a questa definizione delle priorità dell'Unione, lo fa nelle riunioni del Consiglio europeo, nelle cosiddette conclusioni. Ogni riunione del Consiglio europeo si finisce con un documento in genere molto stringato, ma molto politicamente significativo, eh, in cui si dice l'Unione europea. In questa riunione si è deciso che bisognerà lavorare su questo, su questo, su quest'altro. E da lì poi ne discenderà un'agenda strategica per i vari settori. Qui ho messo tutti dei link, vado veloce perché il tempo corre, ma dopo cliccando sui vari link eh, indicati nel documento potete trovare anche informazioni più dettagliate rispetto alle priorità attuali. Altro soggetto importante, come detto, è il Parlamento, che definisce l'agenda quando discute con la Commissione, in particolare all'inizio della legislatura, eh, oppure anche la Presidenza del Consiglio dell'Unione dell Europea. Che cambia ogni sei mesi. Ogni sei mesi un paese, attualmente il Portogallo, elabora un programma in cui dettaglia delle priorità. Attualmente rafforzare la residenza dell'Europa, promuovere la fiducia, eccetera, eccetera, la ripresa sostenibile e così via. Bene, detto questo, è molto importante sapere che appunto questo è il livello politico, ma poi arriva l'amministrazione. E l'amministrazione è essenziale, voi lo sapete meglio di me. E, e anche qui l'Unione Europea di nuovo è molto trasparente. La, la Commissione Europea, noi la guardiamo come i 27 commissari, in realtà sotto c'è una macchina amministrativa abbastanza importante, eh, dal punto di vista anche numerico. Eh, ci sono le direzioni generali e i servizi. Le direzioni generali hanno il compito di elaborare le proposte che poi verranno adottate politicamente dalla Commissione ed entreranno nel processo legislativo. Ogni direzione generale ha un suo direttore generale, il suo, il dire, eventualmente ha delle sottodirezioni generali ed eventualmente delle unità. Un determinato argomento viene dato, viene affidato a una specifica direzione generale detta capofila e all'interno della direzione generale quella specifica iniziativa verrà affidata a un'unità eh, lead, una lead unit, cioè a uno specifico ufficio. Se voi volete fare eh, pressione per, o volete sapere che cosa sta avvenendo in un determinato ambito, andate sul sito della Commissione europea, guardate questi organigrammi. In molti casi è scritto nome, cognome, indirizzo, mail della persona che si occupa di un determinato aspetto, eventualmente trovate anche le foto e potete tranquillamente scrivere a quella persona per capire che cosa sta succedendo. Un altro esempio di questi organigrammi che trovate su tutti i siti delle direzioni generali è eh, la direzione generale trasporti. Nella direzione generale trasporti l'ho messa qui perché c'è anche... Qui ci lavora un mio carissimo amico che è l'assistente del direttore generale. Eh, qui sono indicati appunto anche gli assistenti. Gli assistenti sono molto importanti, molto molto importanti. Non solo, no, è molto difficile approcciare, diciamo, il direttore generale o il capo di una, di una specifica direzione, è molto più facile arrivare ai suoi assistenti e, e tramite gli assistenti poi giungere ai vertici. Dei, dei vari uffici e delle varie direzioni generali altro argomento molto importante da tenere presente uh, ma non è solo ma, ma ci sono altri modi di fare pressione sulla Commissione Europea perché tutte le decisioni vengono prima di diventare eh, di, di, come dire proposte eh, e prima di essere adottate come decisioni devono essere macinate devono essere discusse e si discute per esempio all'interno dei gruppi di esperti della Commissione o dei gruppi di esperti del Consiglio. Anche qui, se voi andate sul sito, dell sul sito dei, 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 della Commissione, trovate il registro dei gruppi di esperti. Avete la possibilità di sapere chi è coinvolto nelle decisioni della Commissione, chi sta contribuendo a, eh, a forgiare, a decidere la posizione della Commissione e avete anche la possibilità di candidarvi a presentare delle proposte. Quindi potete eh, candidarvi per diventare membri dei gruppi di esperti della Commissione. Molto importante questo aspetto, Bruxelles è una, un luogo in cui si tengono costantemente delle riunioni, eh, perché eh, appunto prima di arrivare a livello politico queste decisioni devono essere affrontate da esperti, devono essere affrontate dagli, dal, dai funzionari della Commissione e poi arrivano dai, dai commissari. Ma è un processo assolutamente plurale, forse non è particolarmente trasparente per la sua complessità, eh, ma voi trovate il, il regi, perfino il registro degli esperti, delle lobby che possono eventualmente eh, dialogare. Con, con la commissione. Uh, avete una cosa molto, ancora molto importante da fare, è quella di guardare eh, le consultazioni pubbliche della commissione. C'è un sito speciale specifico che si chiama Di La Tua, dove ci sono alcuni dossier, eh, o meglio, i dossier aperti, i dossier su cui sta lavorando la commissione, e c'è la possibilità di inserire un proprio contributo che verrà preso in considerazione, eh, eh, non necessariamente diciamo, eh, eh, quel contributo avrà un effetto sul processo decisionale, ma verrà sicuramente letto, considerato, eh, catalogato, eh, riportato. Eh, e devo dire, in vari casi ho trovato eh, suggerimenti anche da parte di servizi della, della, della provincia di Trento. Eh, eh, a, eh, a vari, a vari ehm, appunto dossier eh, in, in discussione. Eh, bene, lo stesso meccanismo più o meno avviene anche a livello di Consiglio dell'Unione. Ci sono anche lì dei gruppi di lavoro, ma c'è un aspetto forse un pochino peculiare su cui vale la pena porre l'attenzione: eh, che è quello il meccanismo del correper. Eh, cioè, noi abbiamo a Bruxelles una rappresentanza permanente, una sorta di ambasciata presso l'Unione Europea, formata da, da persone eh, eh, come dire, che, eh, qualificate che seguono i programmi dell'Unione Europea e che partecipano a queste riunioni o dei gruppi di lavoro o del Coreper, che poi vengono riportate ai, capi, ai ministri che formano il Consiglio dell'Unione. Può essere molto utile eh, da questo punto di vista andare a vedere eh, il sito, per esempio, della rappresentanza italiana, vedere chi sono queste persone, vedere chi è incaricato di seguire un determinato, un determinato dossier, un determinato argomento, per essere sempre informati e per eventualmente dare dei suggerimenti su quella che può essere la posizione. Eh, da rappresentare eh, eh, in, in, nei, nelle sessioni, diciamo, nelle riunioni del Coreper e del Consiglio dell'Unione. Eh, la rappresentanza italiana, la rappresentanza permanente in generale è molto importante. Eh? Voi qui accedendo al sito della rappresentanza permanente potete avere veramente un'idea precisa di chi... Fa che cosa, di, quale, di, di chi sta seguendo un determinato argomento e potete tranquillamente eh, contattarlo. Bene, eh, infine c'è il Parlamento europeo. Mm, anche questo è importante nel processo legislativo e anche questo è importante per riuscire a incidere sulle decisioni dell'Unione europea. Eh, noi come provincia, diciamo una, una, una piccola provincia che fa sempre fatica ad eleggere un proprio rappresentante in sede di Parlamento europeo. Eh, ma abbiamo comunque un parlamentare europeo che fa un po' da riferimento per la, nostra, per la nostra regione. Quello può essere un primo canale di accesso, ma è molto importante in ogni caso pensare di andare a vedere chi sono i membri delle varie commissioni parlamentari e ogni commissione è indicata con un acronimo di cui è ricchissima l'Unione europea. Uh, e cercare se si vuole fare pressione, se si vuole sapere cosa sta succedendo, se si vuole sapere qual è la posizione del Parlamento europeo, di contattare questi, questi rappresentanti che davvero in molti casi sono perfettamente disponibili, nel senso che non aspettano altro che riuscire ad avere delle indicazioni da parte dei, dei territori su cosa, su cosa possono dire, su cosa devono rappresentare. Infine, altri due canali importanti di accesso all'Unione Europea sono il Comitato delle Regioni e il Comitato Economico e Sociale. Eh, di nuovo, qui si sono rappresentati gli interessi delle istituzioni, degli enti regionali e locali nel Comitato delle Regioni e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei, e dei lavoratori e di gruppi di interesse nel Comitato Economico e Sociale. Sono due istituzioni che hanno solamente un ruolo consultivo, ma assolutamente eh, come dire, centrali per riuscire a, eh, eh, come dire, a, a, a incidere eh, sulle decisioni eh, di Bruxelles. Concludo, sono stato molto lungo e mi scuso, ma come vedete c'erano moltissime cose da dire e ho detto solamente veramente la superficie, ma insomma l'Unione Europea è complicata, ma è permeabile. Si può raggiungere l'Unione Europea, si può incidere sulle decisioni dell'Unione Europea, a patto che si sappia come funziona l'Unione Europea eh, e a patto che si abbia qualcosa da dire all'Unione Europea. Noi, eh, questa è la storia che caratterizza l'Italia in moltissimi, moltissimi casi. Eh, non c'è un interesse chiaramente definito, eh, salvo poi lamentarsi. Che l'Unione Europea non ha fatto le cose che noi avremmo voluto che facesse, uh, non uh, si lavora in rete, una cosa molto importante, soprattutto per i territori piccoli. Uh, è estremamente importante riuscire a, ne, prima di rappresentarsi a Bruxelles, di negoziare una propria posizione con altri attori che hanno problemi analoghi. Questo fa aumentare il peso specifico delle regioni in particolare, lo ripeto, delle regioni italiane che spesso vanno davvero in ordine sparso. E, eh, e poi bisogna avere appunto il personale preparato, il personale che segue queste cose. Devo dire che la partecipazione a questo seminario eh, mi dà motivo di, anche di orgoglio, se vogliamo, perché si, significa aver compreso la rilevanza che ha l'Unione Europea eh, per, per un territorio. Uh, come è uh, la provincia uh, di Trento. Mi fermo qui, vi ringrazio e uh, se ci sono delle domande, beh, volentieri uh, cerco di, di, di poter dare delle risposte magari assieme a chi lavora sull'Unione Europea <ride> da, da parte, dal punto di vista dell'amministrazione. Grazie.